Se inizi a correggere in maniera impettita e in punta di pennina qualcuno che ti sta dando ragione o qualcuno che combatte la tua causa, giusto per precisare cose, di base sei un cretino. E il video potrebbe fermarsi qui, ma invece anche no. Ciao internet, nel video di ieri in cui parlavo con M di discorsi di genere era abbastanza scontato che avrei sbagliato qualcosa, lo sapevo, ho tirato dentro M apposta, ma ci aspettavamo, eravamo lì ad aspettare ambedue che qualcuno partisse con l'embolo. Grazie al cielo è successo, così almeno riesco a raccontarvi cose. Non importa la discussione in sé, ci sono un paio di sbavature che abbiamo lasciato nel video, anche se M nel frattempo mi stava scrivendo dicendo che faccio, te lo dico, andava bene comunque, per un paio di motivi. Allora, partiamo dalla parte stupida, a cui voi interessa relativamente poco, cioè la parte che interessa a me, e poi andiamo invece a parlare della parte strategica del cambiare idea alle persone, algoritmi che governano gli umani. Nella parte personale mi interessa poco perché. Mi interessa poco per due motivi principali. Il primo è un video che avevo fatto davvero un po' di anni fa sui nerd, dicendo che tra perfetto e fatto è meglio fatto, e quindi il perfezionismo che io ho dentro di me è stato, per la parte dei video, mandato un po' a quel paese. Sono dell'opinione che non arriverei mai alla qualità di contenuto, di script e tutto che piacerebbe a me in un video come questo, e quindi non pubblicherei nulla. Per evitare quello ho deciso tanti anni fa, ormai era uno dei primi credo 100 video e siamo a 800 video pubblicati, che avrei nel limite del possibile cercato di fare le cose il più preciso possibile e pubblicato un contenuto come questo. Dall'altra è che sono un po' uno stronzo elitista, cioè nella parte dei feedback sono molto aperto ai feedback, molto aperto alle correzioni, leggo da tutti, ma porto a casa solo quelle delle persone che ritengo che siano in grado di darmi feedback, cioè non tutte. L'insulto in genere, quello che poi blasto, non mi dà proprio fastidio, non mi tange. Perché? Perché per giudicare un insulto guardo la posizione della persona che me lo sta facendo. Quindi se è una persona a cui io do una grande stima in quel campo e mi dice qualcosa che secondo lei è errato, fa male, brucia, lo prendo come mio. Se è il primo stronzo che passa su internet a centinaia di commenti al giorno, non mi interessa particolarmente. Non è che non leggo, leggo, prendo nota, ma sono dell'opinione semplicemente che se davvero qualcosa è sbagliato in quello che io faccio, se davvero c'è qualcosa di così terribile, non ho bisogno di ricordarmi cosa mi dice lui. L'ho preso da 37 Signals, un libro molto bellino, pubblicato dai fondatori, da quelli che hanno scritto Ruby on Rails in realtà, dove ti dice se hai dei feedback negativi cancellali, non perché non ti interessi, ma perché se è davvero qualcosa di negativo ne arriveranno talmente tanti che li avrai ad nauseam, non devi segnarti le singole cose. Ma detto questa, la parte che non interessa a me, andiamo a parlare invece delle critiche che sono arrivate. Le critiche che sono arrivate sono su un paio di punti di sbavature, il fatto di aver usato due femminili in più o in meno, eccetera, con una serie di attacchi continui. Perché tutto questo è controproducente? E tra l'altro è una dinamica che si vede spessissimo in tutti i campi, non solo quello LGBTQT, cioè tutta la parte di trans e transfobia. Perché in realtà stai prendendo qualcuno che sta facendo un video per la tua causa, quindi si sta comportando, non mi piace il termine alleato, non sono alleato manco mio, figuriamoci di qualcun altro, però sta facendo una cosa che serve a te, per spingere la tua visione del mondo, e vai a rompergli il cazzo sulle sbavature. La cosa che ottieni, nel mio caso, è che rido, mi interessa relativamente poco, ma per i discorsi che facevamo prima. Nel caso di una persona normale, cosa che io non sono, ottiene il fatto che dice, ok, io mi sono sbattuto talmente tanto per fare cose e nonostante questo, per usare un maschile invece che un femminile, per stare attento al linguaggio inclusivo, eccetera, nonostante quello mi spaccano i maroni. Quindi mi sono sforzato un sacco, mi sono orientato a fare una cosa che non è nel mio interesse perché non è quello che faccio, sforzandomi, e in più mi rompono lo stesso i maroni. La cosa che faccio è la prossima volta andare apposta
a mettere sbagliato i maschili e i femminili, perché se devi rompermi i maroni, almeno lo fai per un motivo preciso. Allora l'hai fatto per una cosa che effettivamente così mi rompi i maroni, perché l'ho voluto io. Sembra stupido, ma non lo è. Pensate a quante volte le polarizzazioni tossiche, ad esempio, i vegani, quante volte lo fanno. Guarda che bello il lì, guarda che meraviglia, la L'Oreal ha fatto una linea cruel free bellissima. Ma la L'Oreal nel 73 usava gli animali. E quindi, se ci pensate, l'aggressione ai alleati, o quasi alleati, o quelle persone che si spingono verso di noi per puntualizzare su alcune cose che hanno fatto bene ma non benissimo, è uno dei modi migliori che abbiamo per far diventare gli alleati nemici. Ed è una strategia che si ripete sempre e comunque. È una di quelle strategie che quando scriverò i design pattern, ne ho una quarantina, non sono ancora abbastanza, avrà un suo nome e probabilmente si chiamerà, che ne so, attacco all'alleato, alienship attack. Se qualcuno si sta spostando nella tua direzione, incoraggialo. Se non lo vuoi incoraggiare, perlomeno non attaccarlo. Se lo attacchi mentre si sposta nella tua direzione, l'unica cosa che ottieni è che questa persona a questo punto si sposta davvero di schieramento e ti dice: tanto comunque non andrà mai bene niente, e allora tanto vale nemmeno impegnarmi. Tutto qui, era carino, volevo raccontarvelo assieme e farci due risate tutti assieme su questo argomento. Raccontatemi sotto come la vedete, vi va? E ditemi se l'ho beccato o non ho beccato, o se no insultatemi, tanto va bene uguale. Un piccolo inciso: se sei un giovane, giovanissimo social media manager che sta provando a fare cose, e se hai una partita IVA, potrei avere un lavoretto per te. Scrivimi sotto, scrivimi in direct message, trova la mia mail, che tanto è sul sito web, e se non riesci ad arrivare lì magari non vale nemmeno la pena, perché potrei avere una cosa carina da farti fare che riguarda proprio questa cosa. Ciao internet. E questo è Ciao Internet, algoritmi per macchine ed umani, tutti i giorni su podcast, YouTube, Facebook, su newsletter e su Telegram. Potete trovare tutte le informazioni lì a matteoflora.com, e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.